Mi dice un suo pregio? Oh mamma, Alfa, no? Scherzo. Alfa. No, beh, sicuramente sono testarda. Mm. Come cantava Daniele Silvestri, io so testarda. È un difetto? Sono testarda. Lo sapevo che me lo stava per dire. Tremendo. No, prevedibile. No, lo cambio, sono prevedibile. Non dica uno vero. No, perché no, un difetto. Che pregio hai, sono sensibile? Che difetto hai, sono sensibile? No, scherzo, no. Allora, dunque, il difetto forse è che sono un po' troppo perfezionista, però ci sto lavorando. A 19 anni sua madre si ammala, suo papà ha problemi di lavoro e lei è giovanissima, ma comincia a fare qualunque cosa, la cameriera, le pulizie, l'aiuto scenografa, staccava i biglietti a teatro, fino a quando a un certo punto lei in qualche modo non regge e comincia a soffrire di attacchi di panico. Sì. Poi inizia un percorso terapeutico, ma prima in che modo e quanto hanno condizionato la sua vita, la sua giornata da ragazza? Beh, dunque, ero molto spaventata, ero molto sola, anche perché io vengo da una famiglia molto semplice con la quale non potevo parlare di questo tema, cioè l'attacco di panico era qualcosa, anche perché adesso se ne parla tanto, ma io all'epoca, quando avevo 20 anni, insomma, non se ne parlava così tanto, era ancora tabù, lo è tabù oggi, figuriamoci. Non erano riconoscibili. Non erano riconoscibili, poi, no? E poi c'era ancora lo stigma del disagio mentale. Lei ha spiegato: mi ero costruita dei mostri, un groviglio di reazioni emotive inconsce che agivano in modo anarchico e mi bloccavano. Ecco, che tipo di mostri allora si era costruita? Ma sai, io ho sempre avuto un po' di paura del giudizio degli altri. Il giudizio degli altri è sempre stato veramente un mostro gigantesco per me, soprattutto per una ragazza che si stava formando. Poi soprattutto ho smesso di farmi la guerra da sola. Ecco, diciamo che sono diventata la migliore amica di me stessa. Ti è piaciuta questa? Beh, questa me la questo è un hashtag perfetto. Sì, la migliore amica di me stessa, sì. Lei studiava recitazione e faceva, l'abbiamo detto, un po' tutto il factotum fondamentalmente in questo teatro di Roma. E è entrata anche da suggeritrice vestita da Pulcinella. Si è divertita. Comunque a un certo punto arriva Gabriele Muccino che le propone di fare questo spot con Bisio. Sì. Per 5 milioni di lire per 2 giorni, lei che era abituata, diciamo, a ben altre cifre per le repliche di teatro, a teatro, e infatti a sua madre gli dice: ma non è che si sono sbagliati? Certo, mia madre mi ha detto, nonna, mi sa che si sono sbagliati, ha detto, mamma, guarda, c'è un contratto, c'è scritto 5 milioni, 2 milioni e mezzo di repliche, 2 milioni e mezzo di diritti, però per andare poi sul posto di lavoro io ho preso la metropolitana. Per ma l'ha capito che il vento stava cambiando un ma po'? Che, ma figuriamoci, ma assolutamente no, il vento è cambiato dopo tanti anni, lì ho continuato a trottare. E allora quando è che ha capito che ce l'avrebbe fatta? Cioè non che voleva farcela, ma ha avuto la consapevolezza che ce l'avrebbe fatta. Ma mi credi se ti dico che io non ce l'ho mai avuta questa, ti giuro, non sono. No, non voglio, no, perché sennò, cioè, io sono sincera, te lo direi. Non sto qua a recitare la parte di quello, me ne può fregare di meno. Della non, modesta. No, ormai ho 43 anni che devo recitare, non devo recitare più. Però ti dico che io ancora non mi sento, cioè sto dentro un sistema che cambia continuamente perché cambia giorno dopo giorno, ogni 20 minuti qua cambia tutto, quindi che mi sento arrivare. Però è un'attrice affermata, conosciuta, apprezzata. No, mi sento apprezzata, questo mi fa molto piacere, il fatto che le persone comunque mi vedano per una donna e per un artista che adorano e che voglio, a cui vogliono bene, questo mi fa molto piacere ed è una cosa che è successa, insomma, dagli ultimi 10 anni più o meno che è cambiata e che è cambiato tanto, quindi forse negli ultimi 10 anni. Comunque, diciamo, ad averla lanciata è stata la televisione, no? Sì. Con le serie TV, La Squadra, poi Distretto di Polizia, Rex, e faceva sempre la poliziotta. Poliziotta. Il cane no, su Rex mi avevano pure chiamato Falcone, invece ho fatto la poliziotta pure là, quindi. Che era bravina. Bravissima. Poi a un certo punto invece diventa un volto della commedia italiana con grandi maestri, insomma. Sì. Però lei ha detto, quando facevo appunto la commedia italiana ho capito che non era quello il ruolo per cui avevo iniziato a recitare. Sì, perché a me il ruolo dell'attrice di commedia mi è un po' capitato, ma non è che l'ho cercato. Io comunque, ti ripeto, sono quella che andava a leggere le poesie di Keats sulla tomba di Keats al cimitero inglese. Come hanno potuto? Sono sempre stata molto pesante, una donna molto pesante. Perché ha visto Vanzina in lei? No, ha visto sicuramente una brava, perché Vanzina era bravo, Vanzina ha sempre preso attrici brevi, io voglio farmi una captatio benevolenza, però ha sempre preso attrici molto brave. Certo. Però il primo che mi ha proprio sdoganato e che mi ha fatto diventare attrice di commedia, mi ha messo sul podio di attrice di commedia, è stato Massimiliano Bruno con Nessuno mi può giudicare, facendomi fare una escort straordinaria che è rimasta nei cuori di tutti gli uomini, ma anche di tutte le donne. Che lì è passata la poliziotta, la prostituta. In un attimo, senza soluzione di continuità. È stato meglio. Ah, bellina, una volta uno al ristorante diceva, ma come la fai te la mignotta, guarda, si può dire, l'ho detto, io la ringrazio. Ma lei ha avuto paura di rimanere ingabbiata, diciamo, nella non no, non nel ruolo.
di qui sopra, no, nell'immagine del volto, sì, della commedia italiana. Sì, ho avuto questo timore perché comunque in Italia appena vediamo qualcosa che funziona lo perseguiamo fino alla fine, fino a consumarlo, poi prendere e buttiamo. E ha cominciato a fare infatti film impegnati socialmente, anche, sì, fiction, sì, diciamo, politica, Nil De Jotti, la storia di Alfredino Rampi, sì, la trafficante di virus, sì, insomma, bene, tutti, sì, tutti i ruoli anche leggeri. Tutti ma ecco, lei ovviamente è una professionista e mette le sue capacità al servizio del ruolo, no, che le viene richiesto, ma lei sente di avere più un talento comico o drammatico, al di là delle sue capacità che sono le stesse qualsiasi cosa fa? Ma io penso di non essere brava a far ridere, cioè non lo so, poi la gente dice fai ridere, ma io non penso di avere questa capacità, e mio marito spesso quando io gli recito le battute e vedo che non ride, ma anzi fa una faccia strana, e dico ma che l'ho detta male, ma non è che non sono capace. Ecco, non mi dica che tutto fa esperienza, alla prossima domanda, qual è il film che invece si sarebbe risparmiata volentieri, sempre col senno del poi che è facile, eh? Allora, posso dire uno spettacolo teatrale? Sono sincera. È più facile. No, però non è più facile, non è vero neanche per niente, perché, perché non ho capito il personaggio. Io sono un'attrice che non capisce il personaggio, no, della Cagna Maledetta, in Boris, sono io. In quello spettacolo non ho capito il personaggio e si chiamava Bella Figura, era uno spettacolo anche importante di Roberto Andò. Sì. E io credo di aver fatto invece una pessima figura in quello spettacolo, non mi sentivo per minimamente in bolla. E al cinema o in televisione? Non lo so, non lo so, no. Non vabbè, l'aiuto io. Lei ha detto, rispetto ad alcuni momenti di popolarità legati ad alcuni film, popolarità suoi, esploa di popolarità, ci sono film che sono stati osannati dalla critica e che io trovo più che mediocri, anzi ruffiani e furbetti. Ma non parlavo dei miei? Sì, sì, perché le chiedevano esploa di popolarità legati, diciamo, a lei. Ma no, no. Impossibile. Impossibile, no, non mi sarei mai permessa, no, anche perché io in qualche modo, credimi, non è un fatto di... Ma anche quando io parlo di Vanzina, ho scritto proprio un monologo su questo, cioè io amo tutto, amo dalla musica dodecafonica di Schoenberg a Carlo Vanzina, ovunque lui sia, per cui non sono una di quelle attrici che poi una volta che arriva a fare il film, quello di successo, e va a Venezia e dice no, per carità, tutto quello che ho fatto prima rinnego, no. Certo, perché... no, ma le chiedevo se c'era un film che non... Non le è piaciuto? Forse, guardi, se proprio devo essere sincera, uno che si chiama, aspetta, fammelo, su una sorta di stalker. Si chiama Stalker, può si essere. Non ricorda neanche il titolo. Perché me lo... neanche noi, però. Una volta Giuliana Desio mi disse che al cinema, alla fine, lavora sempre un po' lo stesso circoletto. Ha ragione o torto? Ma un po' ha ragione, però mi viene anche da dire che forse succede perché un autore, un regista, quando si fida ciecamente di un attore che sa che gli può restituire quella che è la sua poetica, mi viene da dire anche hanno ragione. Non è questione di lobby, come un po' faceva capire lei? No, no, non credo. Cioè, no, almeno io non mi sento parte di una lobby, però mi sento parte comunque di un circolo di amici che mi chiamano perché comunque sanno che gli posso dare quelle cose. Tipo Edoardo Leo, con lui ci ho fatto 4 film, non mi sento d'avere la spilletta della P2 con Edoardo. Lei ha ricevuto tantissimi applausi, fischi sono mai capitati? No. E il suo rapporto con le critiche com'è? Se tutti ti dicono bravo e ti pettinano l'ego, scapigliatemi. E lei quest'ego come ce l'ha? Io l'ego ce l'ho buono, sì, dipende. Sta bene. Dipende dai giorni. Sta bene. Sì, sì, è tonico. In salute. È tonico, è tonico. Una volta un critico importante, Morando Morandini, stroncò un film da lei interpretato, L'amore imperfetto. Sì. Ha detto è un porno soft, che è il pregio di essere breve. L'elenco dei non pregi è troppo lungo. È d'accordo? Sì, sono d'accordo. Ma era un porno soft? Era un porno, doveva essere un film erotico. E, insomma, io nell'erotismo ci trovo qualcosa di straordinario, solo che non è riuscito. E lei con, diciamo, film erotici è l'unico che le è stato proposto? Ne sono state, questo è l'unico altri? Che mi è stato proposto? Sì, beh, già una roba, uno. Già però è andato così così, ne rifarebbe un altro? Se me lo proponessero, no. Sì. No, ho i bambini. Comunque suo marito rispetto a questo film L'amore imperfetto, lei ha raccontato che lui ha evitato di vederlo per non infliggersi inutili sofferenze. Sì, sì. Mio marito è molto geloso, quando legge i copioni e trova qualcosa di superfluo segna con la matita rossa, con la matita blu, diciamo. Ah, legge i copioni, diciamo. Sì, sì, mi piace. Beh no, okay, li legge, ma non è che poi me li censura, cioè se lo voglio fare lo faccio, cioè litighiamo, però lo faccio comunque. Ma dopo Perfetti sconosciuti, in cui lei ha avuto un ruolo importante, non le è venuta mai la voglia di fare un controllino sul cellulare? Sì, ma io lo controllo il telefono di mio marito, cioè lo controllo, è libero, c'è accesso libero. Allora, conosco il suo PIN.
Perché di solito chi cerca trova. Non trovo niente, ma neanche non il mio. Siamo una coppia noiosissima. Vabbè, però già che sapete i pin reciproci, uno sta attento. Siamo punk. Lei ha girato 5 film nelle parti di una donna lesbica e una volta, nel film Tutta colpa di Freud, ha detto: l'attrice americana con cui avrei dovuto perdermi era stata trovata pochi giorni prima dal regista in un bar di New York. Sì, per caso. Faceva la figa, quella che aveva avuto esperienza in quel senso, dava lezioni. Non si aspettava potessi essere così tranquilla e scafata ribaltando tutto. Completamente. Scafata? Beh, io comunque giocavo in casa perché Paolo Genovese era un mio grande amico, la truppa era tutta italiana, lei è arrivata lì facendo un po', no perché io faccio questo, faccio quello, io vieni qua, vediamo cosa sai fare, amore mio, chicca from New York, capiamoci. E ci siamo divertiti, io sono divertita molto, perché quando vedo le persone che fanno un po' i presuntuosi io adoro metterli un po' in difficoltà. E hai fatto la scafata in che modo? Me la sono presa, me la sono baciata, me la sono abbracciata, gli ho fatto sentire comunque un po' di sangue latino. Lei? New York. Comunque lei ha specificato che per le scene hot concorda tutto nel dettaglio con il regista e con il partner, l'attore, a questo punto immagino pure col suo marito. No. E lei dice: tremendo, per carità, no. Come vogliamo muoverci, dove vuoi che ti metta la mano e così via. Ma hai lasciato nulla all'improvvisazione? Beh, no, mi dà fastidio quando qualcuno prende l'iniziativa e fa delle cose che mettono a disagio. Perché mi devo sentire a disagio? No, stiamo lavorando, per cui voglio sapere tutto. Le è mai capitata una situazione in cui si è sentita a disagio? Una volta c'era un attore che veramente aveva un odore tremendo. Come Puzzola, del resto. Come Puzzola, ma io ho esperienza. Karma. Karma Puzzola.